Life Social. Innanzitutto andiamo a concentrarci su quella che è la musicoterapia appunto con arpa a 112 corde. Io direi che possiamo iniziare subito ad immergerci in questo mondo e diamo una bella definizione appunto della musicoterapia con arpa a 112 corde. Che cos'è? Di che cosa si tratta in generale? Si tratta di un metodo di musicoterapia e parte della medicina olistica. Sì? Si utilizzano le vibrazioni e i suoni emessi dalle corde del lettino armonico. Sì? La musicoterapia con l'arpa basa sull'insegnamento di Pitagora, Ippocrate, Einstein, Masaru Emoto, TCM e Ayurveda. E quindi va ad unire, diciamo, quelle che sono le diverse... Sì, tutti del sapere del mondo, delle medicine e musica. I diversi studi, appunto, no? I diversi studi sia sulla medicina che sulla musica, sì. Unendo quelle che sono le scoperte dei più grandi scienziati e geni, appunto, da Ippocrate ad Einstein, fino a Vicroff, fino anche a Emoto, e la disciplina ayurvedica in sé per sé all'interno della stessa disciplina, appunto, della musicoterapia con arpa. Andiamo a vedere un po' il tuo percorso personale, no? Come ti sei avvicinata e appassionata alla musica terapia con l'arpa, come sei arrivata appunto a svolgere la tua attività? Sì, io conoscevo Masaru Emoto personalmente, lui è arrivato a me e così io ho studiato dopo il metodo di Lakhva del suo lavoro e poi lui mi ha detto che non mai devo lasciare questa tecnica, io lo faccio. Ok, quindi ti ha passato il testimone, diciamo, e tu hai iniziato appunto la tua attività all'interno di questa tecnica molto particolare. Perché il nostro corpo è tantissimo acqua, sì? 60-80%, sì, assolutamente. E così arriva una risonanza durante delle vibrazioni. Sì. E okay. del suono. Ok, andiamo a capire effettivamente un po' meglio come funziona, no? Come sta e come va ad agire appunto la musicoterapia con l'arpa. Ovviamente l'arpa ha 112 corde, appunto tantissime corde, tantissime diverse armonie, può creare veramente degli effetti che vanno in un certo senso a trasmettere vibrazioni di diverso tipo in diversi sensi armonici. Queste vibrazioni comunicano, possiamo dire, quasi con il nostro corpo e fanno vibrare le cellule, l'acqua che troviamo appunto, di cui sono fatte e composte al 70% appunto le nostre cellule. Come funziona effettivamente anche quello che è il beneficio, no? Il vantaggio che ne deriva in questo caso? Il nostro corpo è messo delle cellule e così le nostre cellule rispondono alle vibrazioni, okay? E anche del suono. Okay. E così quando una persona sta malato, sì? Si risponde e si vede proprio dove c'è il problema. Okay. In quale senso significa si vede c'è un problema del corpo, della mente o dell'emozione. Ok, quindi si tratta di trattare la persona a livello, diciamo, olistico, quindi a 360 gradi, come si diceva prima, considerando sia l'aspetto psichico che spirituale che emotivo, fisico, ovvero della persona, andando ad ottenere uno stato di benessere attraverso appunto i diversi trattamenti. Ecco, andiamo a vedere un po' il tuo percorso, no? Più che come sei diventata in questo caso, come ti sei avvicinata alla musicoterapia attraverso appunto l'arpa a 112 corde, come sei diventata musicoterapista in questo caso, no? Il percorso che si va a seguire. Io sono stato il primo omeopata, o sono omeopata, e ho lavorato solo come omeopata e dopo è arrivata veramente Masaru Emoto a me. E entrato in Italia, non parlavo italiano, è stato in difficoltà come posso lavorare. Ok. E così è arrivato questo lettino armonico a me. Un regalo del mio padre del passato e ho scoperto questo per caso, non è stata una cosa di voluta, sapere, diciamo, no. Certo. È arrivata veramente fuori e piano piano ho scritto le leggi come si può vederlo e come si può anche adesso cambiare la struttura delle cellule. Molto molto bello, questo è un aspetto che ci porta a un tuo viaggio di scoperta, no, in generale. Sicuramente è molto interessante andare a vedere anche come si può diventare appunto operatori di musicoterapia. Quindi so che voi andate a formare anche diversi operatori. Qual è il percorso che si va a seguire nel caso della formazione dei diversi operatori? Noi siamo molto compatto in una formazione e ho un diverso livello. Il primo livello lascia imparare veramente gli studenti come funziona la musicoterapia, come fa la lettura del corpo umano. Al secondo livello noi usiamo altri strumenti armonici, per esempio i diapason,
anche Han o altre cose, e vediamo come si può cambiare lì. Usiamo la strada del TCM. Si va ad utilizzare diverse tecniche, diversi livelli, se è il secondo livello, il terzo livello, appunto, sì. Si va a procedere di volta in volta, appunto, all'uno o l'altro ambito sempre più avanzato di quello che è la musicoterapia con l'arpa a 112 corde. Spostiamoci sull'altro argomento, appunto, quello effettivamente del trattamento, no? Non tanto come operatore, ma come persona che riceve il trattamento della musicoterapia attraverso l'arpa. Com'è possibile fare il trattamento? In cosa consiste, appunto, il trattamento? E quali sono soprattutto i prossimi appuntamenti nei quali andrete a affrontare queste tematiche? Ok, noi abbiamo tre possibilità. Il primo, si prende un trattamento particolare per se stesso ordinato, oppure si va e si viene sotto della formazione. Noi facciamo lì i trattamenti di musicoterapia con multisensoriale, questo con offerta libera, chi vuoi fare come virgoletta cavia. E il terzo sono i workshop. Noi giriamo in tutta Italia e all'estero e facciamo i workshop in stage, in posti di centri. Sì. Beh, ci sono sicuramente anche diverse possibilità, no? Chi vuole semplicemente provare l'esperienza di quella che è la seduta privata, in questo caso, appunto, può andare, diciamo, sulla prima opzione di cui dicevi. La seconda opzione è quella effettivamente di rendersi disponibili come cavi, appunto, come dicevi, no? Per essere, diciamo, le persone sulle quali gli apprendisti operatori vanno ad esercitarsi, oppure i workshop che andate a fare, appunto, gli stage che andate a svolgere. Ti ringrazio veramente per essere rimasta qui con noi ed aver affrontato insieme a noi il tema della musicoterapia, appunto, con l'arpa a 112 corde. Mi raccomando, sempre sintonizzati con noi qui sulle social per nuove storie, nuove interviste sempre più interessanti. Al mio solito, ragazzi, ormai lo sapete tutti quanti, un bel po' di like sulla nostra pagina, un commento con la vostra opinione e soprattutto condivideteci. Live social.